Abbiamo in studio il parroco della parrocchia del Preziosissimo Sangue, padre Giovanni Cavaliere. Prima di ascoltare la parola di Dio e di incominciare realmente la liturgia eucaristica, noi osiamo, ecco, riconciliarci con il Padre nel nome di Cristo Gesù, nostro Redentore. Ma in attesa della comunicazione da parte della Prefettura o da parte della Presidenza della Regione che ci fissino l'incontro a Palermo con il Presidente. Io mi auguro che con la manifestazione di oggi il Ministro dell'Agricoltura, anche se in questo momento forse sentirà traballare la sua poltrona, e ci riceva, perché ci sono problemi che non possono aspettare la formazione del nuovo governo. Per smuovermi da qui, se il Presidente della Regione non ci fissa l'incontro, dovrò essere svenuto. Gianni Battaglia, quindi questo problema del lavoro è uno dei cardini fondamentali della CGIL. Sì, noi con questa iniziativa, ma anche con tutte le altre che adesso svilupperemo anche negli altri comuni e anche nei confronti della stessa amministrazione provinciale, delle unità sanitarie locali e in incontri che andremo a fare anche con l'associazione degli industriali e degli imprenditori, vogliamo un po' come sindacato colmare in parte un vuoto che c'è stato nella stessa iniziativa del sindacato, cioè l'attenzione ai problemi dei disoccupati. C'è qualcosa che si muove, che il CID, il Centro di Informazione Disoccupati, sta creando un movimento di massa. Ha partecipato a questo incontro anche Enzo Tumino. Abbiamo con noi, c'erano delle persone dell'ex Enauli che devono avere ancora l'assistenza dell'anno 1987, hanno avuto assicurazione che l'avranno a breve tempo. È amministrativo della nuova pianta organica del Comune di Ragusa, ma è sintomatico che la sua attuale definizione, ancorché imperfetta, sia stata fatta non dall'organismo consiliare, quanto ha contribuito e contribuisce senz'altro la continua dilatazione delle competenze attribuite ai comuni. Per offrire un'idea di tale deficit burocratico è sufficiente ricordare il riconoscimento della spesa storica, determinata peraltro in un periodo in cui il nostro comune ha toccato i livelli minimali della spesa pubblica, hanno dato luogo alle esigenze della città, specie per far fronte alle funzioni delegate. Ascoltate, ci hanno indotto a procedere rapidamente nel completamento dei inquadramenti, l'altro adempimento preliminare che ci accingiamo ad eseguire interna nelle varie politiche funzionali. Il bando di concorso per le categorie protette, di cui fosse disponibile da un'indagine. Professore Messina, utilizzando tutta una serie di fattori clonati in vitro, cioè con le tecniche della cosiddetta ingegneria genetica, è stato possibile per mezzo di questi fattori clonati poter coltivare in vitro i cheratinociti. Professor Micale, si impone il significato della copertura, che può essere fatta con tanti mezzi. Già è sentito da parecchi anni il bisogno di coprire e di utilizzare persino la pelle da cadaveri. Attualmente si dispone di questa tecnica che a mio avviso ha grande prospettiva per il futuro. Appena conclusa la consegna da parte del prefetto dottor Siani di questa medaglia, di questa carta costituzionale, ai signori Cartia e Guerrieri, parenti discendenti degli allora onorevoli, chiediamo il significato di questa cerimonia molto semplice ma appunto abbastanza emblematica. Dottore Cartia. Beh, io devo dire che sono molto emozionato e dalla voce si sente, anche se sono abituato a parlare sempre in pubblico, però questa cosa mi ha colpito particolarmente perché ricorda questa figura non solo di mio padre ma anche dell'onorevole Guerrieri, che erano grandi, grandi affettuosi amici, anche se militanti in partiti diversi. E devo dire che è stata una iniziativa che ci ha commosso e che riconosce i meriti di determinati personaggi di tanto tempo fa che hanno contribuito alla creazione della nostra Repubblica Democratica. Grazie. Il prefetto ha avuto delle parole bellissime di elogio nei confronti di questi onorevoli, di questi nostri rappresentanti. Ecco, signor Guerrieri, lei cosa ha pensato in quel momento? Di ringraziare Sua Eccellenza che ci ha dato occasione di ricordare tempi che ci hanno visto spettatori.
anche se piuttosto inesperti e tesa la giovane età, ma comunque in grado di apprezzare quel tempo che era senz'altro esaltante per un senso politico più spontaneo, più vivo, più vitale. Anch'io mi associo alle parole dell'avvocato Cartier per il ricordo della colleganza, dell'amicizia che andava ben oltre il fatto politico che legava l'onorevole Cartier con mio padre. E siamo certamente e apriremo prima che giungano delle decisioni drastiche e definitive. Noi anche vogliamo invece muoverci tutti insieme attorno a questo grosso problema. Ed è per questo che chiederemo il consenso, la collaborazione, l'aiuto, il supporto di tutti quelli che sono interessati. Devo mettere in rilievo e quello che riguarda, diventa sempre più un punto di riferimento importante, noi ad essere gli organizzatori principali, però naturalmente è... Sarà attivato entro pochissimi giorni, forse addirittura entro questa stessa settimana, il nuovo serbatoio idrico di Contrada Bruchet, che alimenterà le condotte idriche della zona di Selvaggio, Bruchet e Pendente, e successivamente anche il quartiere di Pianetti. L'opera, che come vedete dalle nostre immagini si presenta veramente imponente, è costata circa 6 miliardi. Prima base di Ragusa. No, forse gli occhiali erano per necessità, non ci vedo. Sono scusa, una fotografia curiosa, Bello, lungo per lui. Le fotografie, venga. Il fotografo si deve. No, no! Lei si deve. No, no. I colleghi di Messina che sono arrivati adesso, per cortesia, all'interno della piazza, qui da questa parte. Tutti gli altri colleghi che. Ma sono state le medesime strane circostanze a farci affrontare con una indiscussa testardaggine e pur nella grande solitudine in cui spesse volte ci si è trovati a farci affrontare, dicevo, due gravi problemi che assillavano la nostra fragile organizzazione.